Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis, bentornati a questo nuovo episodio di Fire Emblem Three Houses. Sono rimasto un po' deluso dall'ultima. Cioè, deluso, non deluso. Ci sono rimasto un po' male dall'ultimo episodio perché quella strage che ho dovuto fare non è proprio stata al massimo per me. Avrei, soprattutto con tutti i tentativi che ho fatto per cercare comunque di salvare più personaggi possibili, dover fare veramente una matanza, facendo poi oltretutto un tipo di combattimento volto ad andare il più velocemente possibile da Edelgar, salvato. Insomma, è stato complicato. Mi ha un po' fatto un po' girare. Però, insomma, abbiamo massacrato il Leone Blu. Il Leone Blu apparentemente rimane solo con Dimitri ed Edue, che si sono ritirati. Edelgar si è ritirata, Hubert si è ritirato e non c'è più tanto altro da fare, anche perché gli altri personaggi sono nel mio team. Quindi l'alleanza è tutta viva. Petra, Caspar e Dorotea sono dalla mia parte. Quindi andiamo avanti e vediamo che cosa è successo. E così Edelgar si è ritirata. Vorrà dire che incontrerò la sua fine nel nostro prossimo scontro. Ci è mancato poco. Troppo poco. Ma l'importante è aver vinto. Alcuni dei nostri alleati sono stati feriti, ma possono ancora combattere. Il campo di battaglia è ridotto uno stato pietoso. Che ne è stato dell'esercito del regno e di Dimitri? Io l'ho visto. Dimitri? Sembrava un'altra persona, combatteva come se fosse stato posseduto da un demonio. Ha rincorso Eldegar quando si è ritirata, ma è stramazzata a terra prima di raggiungerla. Era circondato dalle truppe imperiali, infilzato dalle loro lance, meritava una fine migliore. No. Dimitri. Ha sofferto così tanto per arrivare fin qui, ma tutti i suoi sforzi non sono valsi a nulla. Non riesco nemmeno a immaginare cosa stesse provando. Perché è andata così? Ci doveva essere un'altra soluzione. E Dedue, il suo attendente, è morto anche lui? No, Dedue no. Le vostre ambizioni ora sono mie. Mi porterò la testa di Edelgard, ve lo prometto. Quindi è sopravvissuto solo Dedue. Professore, Cloud, avreste un momento? Dici te, che ci fai sveglia a quest'ora della notte? Non riesci a prendere sonno? Chiunque sarebbe scosso dopo la battaglia. Se non riesci a chiudere occhio, prova a bere del latte caldo. Non trattatemi come una bambina solo perché vado a dormire più tardi del solito. Non riesco nemmeno a irritarmi. Volevo farvi sapere che ho notato qualcosa di strano durante la battaglia. Che cosa? C'erano dei maghi del tutto singolari tra le file dell'esercito imperiale. Ci avete fatto caso? Quelli con le maschere? Esatto, li avevo già visti da qualche altra parte in passato, ma stiamo parlando di molto tempo fa. Il casato di Yordelia prese parte a una rivolta all'interno dell'impero 13 anni fa. Quando la ribellione venne domata, tutti gli ufficiali più importanti furono catturati e condannati a morte. Così l'impero inviò dei sostituti per prendere il controllo del casato di Yordelia. Tra di loro vi erano proprio persone vestite di nero, come i maghi che abbiamo visto sul campo di battaglia. Ma se erano dei maghi dell'impero, non ci dovrebbe essere nulla di strano se portavano la stessa uniforme, o sbaglio? Sì, ma sia i maghi di allora che quelli di oggi, secondo me, non vengono dall'impero adrestiano. Maghi dell'Alleanza? No, secondo me vengono da un luogo completamente diverso dal Fodlan. E non è finita, quei maghi imprigionarono ragazzi del mio casato e celebrarono macabri riti, o meglio, esperimenti di sangue. Ecco da dove salta fuori lei. Aspetta, non starei dicendo che anche tu? Sì, tutti gli altri vennero ritenuti non idonei e furono uccisi, io stessa. Non mi importa, quei mostri posseggono una conoscenza e un potere orribile. Ho pensato che dovresti esserne al corrente di che persone serpeggianti serpeggiano tra le loro file. Esperimenti di sangue. Ti ricorda qualcosa, prof? Il rapimento di Flayne. Esattamente, quel gruppo graffi di Flayne le prese del sangue 5 anni fa. Tra di loro vi erano Tomas e Monica. Anche se erano solo Necronia. Quindi è già da un po' che quegli individui tramano dietro le quinte dell'impero. Grazie per averci reso partecipi della cosa, Lizzie, li mascheremo un giorno. Ok. Quindi loro fanno gli esperimenti di sangue. Ma dipinta così, Edelgard è totalmente malvagia, ma sono sicuro che giocare la casata delle Aquile Nere si ribalterebbe la situazione. Siamo riusciti a invadere il territorio imperiale e emergere vittoriosi nella nostra prima battaglia. Spero che manterremo questo impeto durante l'avanzata verso Embar, la capitale.
Sfortunatamente noi non siamo gli eroi di una favola, le nostre energie hanno dei limiti, più combattiamo la lotta, più si fa dura. Non sarà più facile assicurarsi i rifornimenti e i rinforzi di cui abbiamo bisogno. Non vorrei mica dire che siamo arrivati alla fine, piccoletto. Certo che no, tuttavia il percorso che ci attende affonda nel cuore del territorio nemico, sarà un viaggio molto difficile, io non posso garantirvi che ne usciremo vivi. Quindi, chi vuole andarsene può farlo adesso. Io vi accompagnerò fino alla fine, d'altra parte qualcuno dovrà prendere il vostro posto se morirete. Io vengo. Ne va del futuro, del mio villaggio. E poi devo proteggere il professore e devo farlo per Gerard. Io non vado da nessuna parte. A causa dell'impero la mia sorellina non può vivere in pace. Non posso lasciare il futuro del Fodland. Minchia, quanto sei anonimo, Ignaz. In mani altrui sono convinto che qui siamo tutti d'accordo. I cavalieri di Seiros continueranno a lottare contro l'impero finché non salveranno l'Edirea. La penso come i cavalieri. Voglio salvare l'Edirea a tutti i costi. Dobbiamo ripetere tutti quanti che faremo del nostro meglio fino alla fine? E tu, Maria, anche farai? Anch'io combatterò. E va bene, allora mi accodo anch'io. Andiamo al nostro destino, dal nostro triste destino. Onore lottare a fianco di alleati così convinti, vero, prof? Non mi aspettavo di meglio da voi. Oh, sembra che ci stai facendo un complimento. Bene, adesso che ho la vostra fedeltà, io me ne ritorno al territorio dell'Alleanza per qualche tempo. Devo raccontare delle nostre vittorie ai nobili e cercare di ottenere un maggior numero di supporto. La nostra prossima battaglia sarà ancora più impegnativa, quindi tenetevi pronti. Vediamo, devo scrivere a mio fratello. Di sicuro sarà felice della nostra vittoria. Tuo fratello? Lord Holst? Come sta? Benissimo, è arrivata una sua lettera poco prima dell'ultima battaglia. Voleva venire qui e unirsi alla lotta. Lord Holst qui, sarebbe un'evenienza davvero molto rassicurante. Sì, ma a quanto pare mio padre non era d'accordo. Deve restare a casa qualora dovesse combattere contro gli Almiriani. La sua logica non fa una piega, anche se è fastidioso sapere che il più grande generale dell'alleanza non può unirsi a noi al fronte. Dovremmo essere contenti che Holst resti indietro. Almiri è sempre una minaccia, ma anche le forze imperiali potrebbero sferrare un assalto a sorpresa al vecchio territorio del regno. Se dovessero comunicare qualcosa a mio fratello, posso scriverlo nella mia lettera. No, non fa niente, mi fa piacere sapere che sta bene. Ecco tutto, mandagli i miei saluti. Ok. È la prima volta che viene nominato Holst, se non sbaglio. Però, cioè, oddio, ha senso continuare a proteggersi dagli Almiriani perché potrebbero approfittare di un momento di debolezza. Però, d'altro canto c'è anche un ottimo piano. D'altro canto c'è anche da dire che a sentirsi Ilir, gli Almiriani senza quella fortezza probabilmente non invaderebbero nemmeno. Vabbè. Cloud sfrutta la vittoria alla battaglia del Gründer per assicurarsi i rinforzi dell'alleanza, mentre l'esercito imperiale potenzia la sua difesa al fronte. Al fronte Marceus in previsione di un attacco della capitale dell'impero. Ci saranno probabilmente un po' di sostegni, credo. Non so quanti, ma un po' ci saranno. Immagino. Perché comunque farli combattere anche senza andare... Beh sì, per forza, tutti quelli che ho messo in supporto. Infatti. Il nostro obiettivo è Embar, la capitale dell'impero, ma l'ostacolo più grosso si cela prima di essa. E quale sarebbe? Il forte Merceos. E se non lo superiamo, non riusciremo a raggiungere Embar. Forte Merceos, la fortezza inespugnabile. Se ricordo bene, viene anche chiamato il generale testardo. È un'importante fortezza costruita per proteggere la capitale imperiale. L'esercito imperiale che abbiamo sconfitto si è ritirato a Embar. Non dovrebbero essere troppi soldati a difesa del forte Merceos per il momento. Attacchiamo con cautela. Non sarebbe male impadronirsene prima che arrivino i rinforzi nemici, ma c'è un motivo per cui lo chiamano inespugnabile. E ora la domanda è: che cosa si intende fare il nostro pavido comandante? Perdonate il ritardo, i piagnuculi dei nobili mi hanno trattenuto, quindi sei riuscito a tenere i rinforzi? Dovremmo aspettare fino al mese prossimo, non possono permettersi di inviarli per ora. Beh, allora cosa facciamo col forte Merceos? Aspettiamo finché non arrivino i rinforzi? No, se aspettiamo il mese prossimo un nemico le rinforzerebbe le difese. Tuttavia la teoria prevalente è che per espugnare una fortezza in un assalto frontale occorre essere il triplo dei nemici. Giusto, è ciò che hanno insegnato all'Accademia, ma questo è il forte Merceos che è ancora più resistente del normale. Al momento il nostro esercito non è forte abbastanza. Che facciamo? Basta che non ci chiedi di scalare quelle mura imponenti, ci farebbero secchi lanciandoci contro dei massi. Anch'io mi rifiuto, se solo qualcuno potesse aprirci dall'interno. Sfortunatamente non abbiamo spie là dentro, però ci sono. Sgattaiamo dentro, creiamo confusione e apriamo le porte ai nostri alleati. Quello che intendevo. Ma come facciamo a infiltrarci? Un travestimento? Usiamo le uniformi dei soldati imperiali per farci passare per loro alleati. Credi davvero che aprirebbero senza discutere?
È una buona idea, Hilda, manca solo l'ultimo tocco e ci porterà al successo. Davvero, evviva! Cosa intendete come ultimo tocco? So che la vostra strategia preferita è l'intossicazione. Mi sa che ho mangiato troppo, mi fa male lo stomaco. Raphael, perché mangi carne nel bel mezzo di un consiglio di guerra? Se ti conosco bene, signor capo dell'alleanza, terrai segreti i punti cruciali del tuo piano fino all'ultimo momento. Mi conosci bene? Che piaccia o meno, questa guerra è una doccia fredda per tutti. Che c'è di male divertirsi un po' ogni tanto? Ci penso io ai dettagli. Ok, mi dirai come poi entriamo nella fortezza. Sembra un po' banale, semplicemente. Lisitea, finalmente, è arrivato il momento. Non fate mai video a luna di notte. Grazie per avermi di nuovo aiutata con gli allenamenti, professore. E continuerò ancora per un po', quindi se volete potete anche andare. Dovresti riposarti. Non posso, non mentre sono proprio sul punto di esprimere il meglio del mio talento. Voi però sarete stanco, vi prego di non preoccuparvi per me. Boom. Mi spiace, professore, non avrei dovuto continuare, nonostante fossi molto stanca. Avrei dovuto darvi ascolto quando mi avete detto di riposarmi. Ora vi ho solo creato dei problemi. Ho sempre la sensazione di dovermi sbrigare in tutto quello che faccio, perché non ho tanto tempo. Che vuoi dire? Lo sappiamo già. Vi ho raccontato di quando il casato di Ardelia era controllato dall'impero, vero? Durante quel periodo strani figuri che sembravano dei maghi vennero a effettuare dei rituali sui giovani della mia famiglia. Con l'impero che controllava ogni nostra mossa, mia madre e mio padre non poterono fare altro che assisterne impotenti. Uno dopo l'altro quei giovani morirono finché non ne rimase in vita solo uno. Io. I miei capelli non sono stati sempre di questo colore. Durante i loro esperimenti fecero qualcosa col mio sangue e mi svegliai una mattina con i capelli bianchi. Quando videro la mia trasformazione, gioirono. Devono aver pensato che il loro esperimento fosse finalmente riuscito. Dal risultato dell'analisi venne fuori che portavo in me due segni. Comunque, il colore dei miei capelli non fosse l'unica cosa che persi. I maghi mi dissero che la mia aspettativa di vita sarebbe stata più breve. Ancora 5 anni al massimo. Forse molto meno. Per qualche motivo i maghi persero interesse in me e non li rivedemmo più nella dimora di Ardelia. Da allora la mia famiglia ha iniziato a perdere il suo prestigio. Oggi governiamo a fatica i nostri territori. Dopo tutto ciò che i miei genitori hanno dovuto subire, vorrei almeno che potessero godere di un po' più di pace in vecchiaia. Tutto ciò che desidero, ma non ho più molto tempo. È troppo presto per arrendersi. Come? Ma non c'è modo di rimediare a ciò che ho fatto. Ciò che hanno fatto, allora cerchiamo un modo. Professore, forse una possibilità sarebbe rimuovere i due segni che ancora porto in me. Però non so se c'è un modo per farlo, e anche se ci fosse, senza i miei segni non sarei in grado di aiutare voi come gli altri, come ora. Troveremo un modo. D'accordo, se lo dite voi allora non mi arrenderò. Grazie. Ok. E c'è Hanneman che ci sta lavorando a quello comunque. È la prima settimana del mese. Cosa vuol dire? Adventure time. Vuol dire esplorazione. Ok, apparentemente sembra solo aumentata l'Isitea con Cyril. Bene. Ce l'ho fatta, ci sono riuscito. Bene, sotto col prossimo. Mi chiedo di chi sia questa lettera, non c'è neanche il nome del mittente. Oh, che calligrafia disastrata. Cara l'Isitea, ho letto i libri che mi hai dato. Ma questo deve essere Cyril, stai imparando così velocemente. Leggere libri è tanto divertente e io imparo cose che non sapevo. Bravo, questo è lo spirito giusto. Grazie per insegnarmi a leggere e scrivere. Oh, non c'è di che. Di certe cose a voce è imbarazzante, ma è più facile scriverle. Ah, come ti capisco. Voglio studiare di più e imparare a scrivere meglio. Sei già bravissimo, posso sentire il tuo entusiasmo nelle parole che scrivi. Sono felice che ti ho come amica, mi fai sentire così contentoso. Lisitea, ieri sera ho finito di leggere il libro che mi hai prestato. Volevo dirtelo subito, ma era già tardi, così ti ho scritto una lettera. Lisitea? Amore, tesoro! Ho fatto qualcosa di male, non capisco cosa stai cercando di dirmi. Ci sono sentimenti che non si possono descrivere a parole. Il fatto è che io... Mi dispiace, ma non so proprio cosa tu voglia dirmi. Sono così contentosa. Contentosa? Continuiamo a studiare insieme, d'accordo? Sì, lo trovo fantastico, Lisitea. Ok, questa è una coppia. Questa è una coppia. Lisitea. Lisitea Cyril. Cloud Petra. Per ora sono secondo me le coppie rodate. Sì, chiaramente. Esplorando il corpo umano. Aspettate, prima c'è la nostra. Il nostro rito. Oh.
ce l'ha fatta, incredibile. Ce l'ha fatta col 50% di... Ce l'ha fatta, non ci credo. Evviva. Bene, esploriamo. Devo bere, devo bagnarmi la faccia che sto dormendo. Allora, dai. Questo? Ok. Ah, infatti. È la solita Hilda che ci dà la solita quest del cavolo. Già. Sperando di avere le risorse che chiede. Perché non è detto. A ogni passo che facciamo viene versato sangue, ma è grazie a questo sangue versato che possiamo fare un altro passo avanti. La guerra è crudele, ma per fortuna possiamo contarla uno sull'altro. I nostri spiriti sono forti, non ci lasceremo scoraggiare. Sono felice di avere degli alleati affidabili. A proposito, penso che avrò bisogno di più tempo per pianificare l'attacco alla fortezza. È una costruzione enorme e inespugnabile, devo esaminare le variabili. Esamina tutte le tue variabili, non temere. Claudio ha detto che voleva dargli un ultimo tocco. Che ne pensate? Possiamo vestirci da Claudio. Possiamo vestire Claudio da donna. Claudio vestito da donna. E perché mai? Forse è meglio se ci teniamo il piano. Vabbè, dai, fatti una risata. Missione compiuta. Ok. Shamir, per favore, dia a Claudio di non darci più ordini assurdi. Ho fatto ricorso a tutte le mie conoscenze, ma c'ho limite a tutto. Devo reclutare un intero villaggio per confezionare abbastanza uniformi imperiali. Lol. Arco, no. Hilda è un genio, l'idea di travestirsi da soldati nemici per intrufolarsi senza essere notati è ottima. Con questo trucchetto strappiamo una vittoria ormai in... ormai inscenata. Con questo trucchetto strappiamo una vittoria ormai inscenata. Sì, col travestimento la vittoria sarà inscenata. Capito? Ok, non è l'italiano il problema, è proprio lui che ha detto una cazzata. Perché intende, sì, intende, intende una messa in scena. E quella non era facile. L'inutile Ignaz. La battaglia della prateria di Gondor è stata raccapricciante, ma forse è irresponsabile voltare la testa e chiudere gli occhi di fronte agli orrori della guerra. Sono d'accordo, noi sopravvissuti dobbiamo assicurarci che gli altri non siano morti invano. Dobbiamo conoscere le fondamenta sulle quali si costruirà il nostro futuro. Che un'era di pace possa sorgere dalle ceneri per dare un senso a tutti questi sacrifici. Una strage è successa proprio. Lysithea. Come sospettavo, l'impero ha dei nuovi alleati, ma non saprei dire chi siano esattamente questi alleati. Chissà quale sarà il loro prossimo passo. Non dobbiamo farci cogliere impreparati. Ok. Ogni passo muovo verso Ember mi ricorda una parte del mio passato, la ricchezza e povertà, gloria e fallimenti. In quella città c'è tutto e francamente a volte mi manca. Ma è così che funzionano i ricordi, no? Sono sempre una storia diversa da quella che uno veramente ha vissuto. Già. Ok, non ha più senso sinceramente approfondire la conoscenza della spada e a questo punto conosciamo un po' più la fede. Anima. Forte Merceos è la base militare più fortificata dell'impero. Dicono che sia semplicemente inespugnabile. Hai sentito il soprannome conosciuto? Sì, il generale testardo. Esatto, ottima risposta. Non potevi non saperlo. Certo che i Fodlani hanno dato i nomignoli a tutto. Addirittura a te, flagello cinereo. Io sono stato chiamato padre della segnotica. Che oltre a un soprannome è anche un titolo, immagino. Ma te ci godi se ti dicono così. Ok, perché io ho fatto magia nera? Vabbè, perché lui la può tirare. Sì, sì, mi sembra di sì. Essendo sapiente, sì. Cyril, sapete che ho scoperto che riesco a vedere più lontano degli altri? Penso che senso... Però che senso ha vedere più lontano di dove arriva una freccia se poi non posso colpire quello che vedo? Puoi anticipare i movimenti. Posso vedere un'orda di nemici a carica verso di me e mettermi in salvo. È utile, no? Grazie, adesso ho capito. Farò buon uso dei miei occhi. Ah, probabilmente lui venendo da... Essendo almiriano, magari ha dei superpoteri che noi ignoravamo.
E qua però... 7... Il forte Merceus fu costruito per difendere la capitale imperiale. Non posso entrare nella capitale se prima non conquistiamo il forte, ma se ci riusciamo la città sarà della nostra mercé. Quando questa è la strategia che avete in mente, sono convinto che ci condurrete alla vittoria. È vero. Credo anch'io. Ma perché lui fa proprio schifo di... Ecco perché... Ah no, non c'entra niente, sto parlando di, una... di Raphael. Sono un po' confuso. Che qua possiamo parlare con Dorotea, sperando che a una certa mi degni. Sono così occupato a lavorare che non ho tempo di allenarmi, no, però non voglio trascurare il mio lavoro. Cosa dovrei fare? Non dormire. Ma niente. Cyril, che ti devo dire? Dorotea, un sacco di gente ha perso la vita nella battaglia di Grunder e noi qui a prepararci per il prossimo scontro, come se non fosse successo niente. Forse è più facile pensare alla guerra come al teatro e tutto il continente è il mio palcoscenico. Gli attori muoiono, ma lo spettacolo continua. Qualcosa del genere sul palco succede un imprevisto, lo spettacolo del giorno successivo deve svolgersi come previsto. Tutti fingono che le cose vadano bene per il verso giusto e si concentrano dalla propria parte. È vero. Mi dispiace di non essere riuscito a reclutare Ingrid, Mercedes. Però non è facile. 2005. Mi servono 2005. Cioè non è... devi proprio fare il nuovo game plus e imbroccarle tutte. Cioè avere la guida davanti o comunque un buon ricordo di i doni e tutte quelle cose lì. E dare a ognuno sempre l'esatto quello che vuole. Il forte Merceus è antico e inespugnabile. La fama della sua resistenza è pari a quella di Arianrod. Vogliamo davvero affidarci a Cloud? C'è un piano suggerito da Hilda per lo più? Fidati. Vorrei, ma non mi piace la segretezza con cui quell'uomo elabora i suoi piani. Speriamo che il risultato finale non sia troppo stravagante. Sì, però decidetevi, o siete amici o no. Cioè, perché mi avete un po' rotto. Pugni avanzato. Fai un po' te. S. Sono il sindaco, veda un po' lei. Citazione del mio sindaco di Genova. Ok. È partito col triplo. Io credo che sia, per ora, secondo me, la classe più forte. Per ora i pugni sono la classe veramente più forte. Mi stanno lasciando senza parole. Dato dritto. Ce l'ho fregato proprio. Felix, il mio rapporto col principe cinghiale iniziò prima ancora della mia nascita. Era sempre al mio fianco, si può dire. Che una volta eravamo migliori amici. Che significa migliori amici? Non avevo capito quanto profondo fosse il suo odio per l'impero e quanto soffrisse. Avrei potuto salvarlo? Avrei potuto fermarlo? Felix. Perché lo chiama il principe cinghiale? Non lo so questo. Mi sfugge questa, è un'informazione che non ho. Ma quella è Manuela? LOL. Richiamiamo Shamir. 4.500. Competenza con lancio. Ci mandiamo... Andiamo super lisitea. Specialità locali. Sempre questo. Vai. Ok. Allora parte il giro giro tour. Però bene che abbiamo fatto già tutti i punti superiori, così non devo star lì a Judith.
Ah, professore, avrei una domanda da porvi. Conoscete il Cavaliere Infernale? Mi riferisco al generale imperiale conosciuto con quel nome? Ne ho sentito parlare. Non c'è niente di certo, ma ho la sensazione che dovremo affrontarlo presto. Ma è vero che sia Solon che lui sono ancora veramente a piede libero? Non mi è mai importato troppo di vivere o morire. Ma dopo aver visto tutte quelle morti mi sono resa conto dell'importanza della vita. Mi vergogno di quanto fossi arrogante nel pensare che la morte non significhi poi molto. È vero, lei voleva morire. Lei ha avuto un momento che voleva veramente suicidarsi. Ha avuto sto momento di follia. Catherine, non riconosco più nessuno di loro. Sono cambiati tanto, con più esperienza negli occhi e più dolore. Mi fa piacere che siano più forti, ma mi rattrista pensare che abbiano imparato a uccidere. Proteggili, mi raccomando, cerca di farli restare sulla strada giusta. Io li proteggo i miei, ma ammazzo gli altri. Cioè, so che è la guerra, ma... cioè, sti cazzi. Mi ha veramente... ti pone veramente di fronte a una scelta... brutta. Cloud si occupa della strategia. Voi comandate le truppe e noi ci concentriamo sul combattimento. Finché il sistema funziona possiamo vincere qualsiasi battaglia, anche contro ogni previsione. E per inciso, la pensiamo tutti così. Spero che non ci deludiate mai, professore. Spero anch'io. Spero anch'io di non deludere. Guarda i pesci. Caspar guarda i pesci. La prossima tappa è Forte Merceus. Ah, quanti ricordi. Nell'enorme fortezza del dominio di mio padre. La città è completamente circondata da alte mura. Da bambino ci andavo spesso a scorrazzare. Sì, un tempo quella fortezza era solo un luogo di giochi per me. Che bei tempi. Scusa, ma perché non usiamo Caspar come ostaggio e non entriamo nella fortezza? È un piano perfetto. Vabbè, che Dio con... è quello che ho sentito di suo padre. Se ne batterebbe proprio. Se ne fregherebbe. Coltiva. Ok. Bene così. Bene così. Bernadetta. Quanta pace si respira qui. Però è difficile rilassarsi sapendo che presto dovremo partire per una nuova spedizione. E attaccare quella fortezza sarà difficile. Molto difficile. Non credete che sarà troppo difficile? Andrà tutto bene. Ma certo, che domande faccio? Bernadetta ogni tanto mi fa ridere perché mi sembra, certo, cazzo te lo chiedo a fare, tanto andrà tutto bene, mi dici sempre, e poi invece finiamo sempre mezzi morti. Cioè, mi sembra veramente la persona più rassegnata dell'universo. Cazzo te lo dico a fare. Soldata. Soldata. Flane. È orribile dover affrontare in battaglia persone con le quali ho condiviso gli studi. La guerra è disumana, spaventosa. Ciò mi spezza il cuore. Spero che questo conflitto sarà l'ultimo. Petra. Le tattiche segrete eccitano mio cuore. A me piacciono gli attacchi che sorprendono. Perché so com'è la caccia? Sì, la caccia è un attacco a sorpresa di preda. Gli attacchi a sorpresa con amici sono più sicuri, fanno meno vittime. Lei, Belin, lei veramente è la donna perfetta per Claude. Fedele. Raffaele è sempre lì. Ho presente quando pompi i muscoli, quelli iniziano a gridare. Significa che devi andarci piano. Se i muscoli hanno fame, gli devi dar da mangiare. Se sono stanchi, li devi far riposare. Parli con i tuoi muscoli. Ma certo, se i muscoli fanno male, mi fa male pure a me. E se hanno fame, ho fame pure io. Perché fai quella faccia? Chi non capisce quello che sta dicendo? Raffaele, sei un pazzo. Mi hai bloccato, porco giura. Ok. Allora, dobbiamo ragionarci un pelo. Ah, facciamo innanzitutto fare da mangiare a qualcuno che possa essere un pelo motivato. Poi dopo, che mi serve un minimo di motivazione. Tipo, mi piacerebbe motivare Hilda. Quello
col famoso scazzone di Hilda. Ok. Ora, piatto del giorno. Devo ragionare sui sostegni. Allora, lui apparentemente è al massimo. Lorenz, Dorotea, ci sta. Se no, come siamo? Tipo Manuela. Manuela Cyril, potrebbe essere una cosa intelligente da fare. Hanneman, Aloy, Petra, Claude. Continuiamo Petra Claude. Ci piace Petra Claude a noi. Non gli piace. Me ne frego. Lo mangio uguale. Non mi era mai capitato di vedere una che non piace a qualcun altro. Niente. Ma facciamo Manuela e Felix. Cazzo così. Ok. Cantiamo, abbiamo fatto. E abbiamo fatto. Lorenz e Dorotea, perfetto. Ok. Pam 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 para pam pam pam. Vediamo un po' chi possiamo fare un po' di lezioni manuali. Bon Cloud deve volare. C'è poco da fa. Che dire, Rafael? Lisitea, vabbè, la fede, lei per forza. Poi Leonie, che è un po' che non metto le mani su Leonie. Ok. Bernadetta, cavallo. Ancora uno, prendiamo. Prendiamo Felix. Prendiamo Felix e gli facciamo per forza ragione. Ok. Ho sentito dire che nel monastero si aggirano dei fantasmi. Io non ne ho certo paura, né ho tempo di preoccuparmi per queste cose. Ma forse dovreste fare qualcosa a riguardo, per il bene di tutto. Mettiamo candele. Mi è piaciuta la storia delle candele. Quindi? Ok.
Diciamo che... E poi? Ah, devo togliere a Marianne quello. Sono dimenticato. Io opterei quasi quasi per un seminario. Insegniamo un po' di cavallo a qualcuno, se fosse possibile. Nessuno insegna cavallo. Bene. E insegniamo allora... Che cacchio ne so. Sì, magie. Ragione e fede. No, ho sbagliato, scusa. Ha imparato cura lui. L'hai sferzata. Lui scudo magico. Ok. Sì, devo cambiare Marianne. Per il resto è tutto uguale. Non saranno motivati per niente, ma... a questo punto... Chiaramente lancia cavallo. Ah, sì. Facciamo un'istruzione automatica, proviamola. Ok. Ragione, fede. Sì, va bene, va bene, va bene. Tanto sei una dancer, tu rimarrai dancer per sempre. Rimarrai dancer per sempre. Bene. Ragione livello 4, destrezza, bene. Oddio, all'uso riposerei anch'io e poi farei la battaglia almeno la settimana dopo. Sì, farei anch'io così. Automatico. Di chi è il compleanno? Di Raphael? No, dei bei fiori. Oggi è Santa Maquil. Verranno cantati gli inni della cattedrale. Ok. Non ho mai cantato prima d'ora. Vabbè, sì. Loro continuano a salire, salire, salire. Allora, qua facciamo per forza una battaglia. Eh sì, perché qua guarda che sostegni. Sì, perché sennò è un delirio qua. Quindi salviamo. E facciamo una battaglia di quelle basi, la scaramuccia del Grunder, livello 40. Tiriamo giù le bestie, però mettiamo a supporto quelli giusti. In modo tale tipo Raphael, ad esempio, che possa fare già il B. Guardate, Annette e Mercedes. Più partecipi alle attività del mese.
Allora, sostegno. Raphael mi fa il B con Caspar, quindi li metto assieme. Quindi Raphael e Caspar. Dorotea con Lorenz. Poi Raphael e Caspar. E poi mettiamo, abbiamo detto sostegno Cloud e Ok. E boh, per il resto va bene tutto. Basta che spacchiamo. Sì, diamo inizio alla battaglia. Alla pugna! Vi staccherò tutti dalla testa, dal collo. Partendo da te. Poi toccherà a te e userò solo l'ascia in questo caso, sappiatelo, ragazzi. Riprova, sarei più fortunato. Boom! Madonna. Frigilo. Comunque non sono contento di Lorenz, non sale più di magia, proprio zero. Non lo trovo, non riesco a farlo girare come vorrei. Non sono molto contento ora, così a priori. Dove ti teletrasporto a te? Mamma mia. Sarebbe una cosa bellissima. Infatti la facciamo. Vai là. Lui tira un Toron. Lei avanza. Oh yes. Devi fare un allenamento su di lei. Ora ci divertiamo lì. Oltretutto alla scure, io ho lasciato la scure, quanto mi dimentico ogni volta. Con la scure non ce la fa, cacchio. No, a meno che non faccia tripli. Quello è il re delle zanne. Si chiama re delle zanne. Non gli ho fatto niente col triplo. Vabbè, ma la scure. Ci sta, già bell'otto in questo caso. Meniamo un po' poco, ho una mia impressione. E che cavolo. Teletrasporto.
anche lui, facciamo fare un bel Toron. Sagit. Oh yes. Attenzione, cavallo e ora S. Finalmente. Finalmente. Dance, dance. Ok. Boom. Mamma mia, l'atomica con l'Abraxas. È aumentata la... Ah, perché sì, è vero, l'Abraxas è della fede. È vero. Me l'ero dimenticato. Resistenza sprezzante. Stai ferma lì dove sei. Perché tu non hai la lancia d'argento? Devo ancora capire. La devo mettere. Ok. Questo si va a spaccare contro Hilda. Decisamente. Questi si menano. Attenzione, rischia la Zanna. Meglio, se ti avvicini mi fai solo che piacere. Ma sì. Tanto non riesco a spaccargli lo strategia. Troppe botte ha preso. Oddio, forse... Forse invece... E invece infatti ce l'abbiamo fatta. Benissimo. Acciaio, vabbè, solito acciaio di Woods. Boom. A posto. Tacite. Nuovo livello, sigilla resistenza. Evviva, abbiamo finito il livello del Cavaliere Oscuro. Beh, era una battaglia un po' così, un po' inutile, che però dovevo sfruttare un po' per i punti fama, un po' perché dovevo aumentare il sostegno. Normalmente io faccio queste cose offline, però... Essendo questo mese un po' così, sarei andato veramente troppo dritto. Quindi, almeno volevo farvi vedere un po' di combattimento. Al prossimo episodio facciamo la parte di trama e adesso mi metto a fare un po' di sostegni in combattimento in modo tale da averli tutti pronti per il prossimo episodio. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a seguire tutte le nostre altre serie, i nostri altri video e seguirci sui nostri social. Io vado a dormire perché sono distrutto, mi avete visto anche un po' sottotono, vi chiedo scusa. Un trifoglio per te, uno per me, uno boh. Vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata.